Ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Presentati questa mattina in conferenza stampa i dati sulle attività dell'ULS 4 riguardanti l'anno appena concluso e tutti i lavori strutturali che riguarderanno i tre nosocomi in programma per questo 2020. Il 2019 si è chiuso dunque vedendo l'azienda sanitaria con un più 4,4% di interventi chirurgici in sala operatoria, più 2,8% è stato invece il tasso di occupazione dei posti letto, un altro più 2,4% ha riguardato gli accessi al punto di primo intervento e pronto soccorso, mentre i ricoveri hanno visto un segno positivo del 13%. Da segnalare poi un meno 0,5% di fughe di pazienti verso altre ULS e poi il primato italiano per quanto riguarda i tempi di intervento sulle fratture, con un 88% di operazioni eseguite entro le 24 ore, mentre a livello nazionale il dato si attesta a un 80% di interventi entro le 48 ore. Per il 2020 invece saranno molti gli interventi che riguarderanno gli ospedali di Portogruaro, Jesolo e San Donà di Piave. Penso ad esempio ai più importanti, penso a Portogruaro, stiamo rifacendo un piano intero dell'ospedale dove nascerà la Day Week Surgery, sono circa 900.000 euro di investimento. Al piano terra partono i lavori per fare la nuova piastra ambulatoriale della gastroenterologia e dell'otorino. Sempre a Portogruaro finiremo i lavori del CSM, di ristrutturazione del CSM e partiremo con i lavori dell'ampliamento della casa delle farfalle, cioè quella per i disturbi del comportamento alimentare. A Portogruaro sempre in primavera entrerà in funzione anche il nuovo robot chirurgico Da Vinci, che è la più alta, diciamo così, strumento che viene utilizzato in chirurgia per le operazioni, soprattutto per quelle che riguardano gli interventi alla prostata. A San Donà di Piave abbiamo rimesso a posto i parcheggi, continueremo a fare la seconda parte. È nostra intenzione quella di ridipingere tutto l'ospedale di San Donà di Piave, perché non è mai stato dipinto ed è un po' bruttino. Andiamo avanti con i lavori dell'oculistica, cioè la seconda parte, diciamo così, della dialisi. Lì siamo già arrivati al tetto e entro fine anno avremo le due nuove sale operatorie dell'oculistica e i nuovi ambulatori. A San Donà di Piave la regione ci ha anche finanziato 2 milioni di euro per rifare completamente il blocco dell'ostetrice ginecologia, perché è molto vecchio, ci sono stanze che non hanno neanche il bagno in camera, e per cui la regione ci ha dato questo finanziamento, che quest'anno procederemo a predisporre i progetti e la gara d'appalto e speriamo di iniziare i lavori già da quest'anno per finirli il prossimo anno. Mentre un grande intervento di ristrutturazione vedrà coinvolto l'ospedale di Jesolo. Sì, la regione ci ha chiesto di presentare un progetto di ristrutturazione complessiva che è già pronto, ci ha chiesto di presentarlo per stralci, lo presenteremo nei prossime settimane alla CRITE, alla commissione regionale che autorizza questo tipo di lavori, per poi avere il finanziamento da parte della giunta regionale. Però quest'anno, diciamo così, contiamo di avere pronto il progetto di Jesolo, contiamo di avere anche pronto il progetto per il nuovo distretto sociosanitario a Cavallino Treporti, che va a concludere quindi un'attività che ci ha visto in questi anni prendere in mano, insomma, in maniera fattiva e in maniera collaborativa il comune di Cavallino Treporti, dove la popolazione vede riconosciuta nell'attività della nostra azienda un'attività positiva che ha portato esclusivamente a dei vantaggi. Adesso subito gli altri servizi. Beh, diciamo che è stata una stagione abbastanza altalenante e anche abbastanza difficile, però questo ormai siamo abituati, perché non esiste, di facile non esiste più niente. Quindi per alcuni settori è andata particolarmente bene, pubblici esercizi, locali notturni è andata bene, Jesolo e anche i dintorni e anche l'entroterra sta tirando bene, molto maggiori difficoltà per quanto riguarda il commercio tradizionale. Quello purtroppo soffre sempre di più, i motivi li sappiamo, perché le vendite online, perché i centri commerciali e poi anche e soprattutto perché la gente ha meno disponibilità finanziaria e quindi cerca, non più una volta comprava per il piacere di avere qualcosa di nuovo, adesso acquista solo se ha effettivamente necessità di avere qualcosa. Quali sono gli obiettivi che per il 2020 vi ponete? Noi come imprenditori abbiamo l'obbligo di essere ottimisti, perché un imprenditore che non è ottimista nel futuro
si adagia, non è più propositivo, non ha più la voglia e la capacità di crescere. Quindi ottimismo, sano ottimismo, coscienti che gli anni sono particolarmente difficili, ma con l'impegno alla fine si riesce sempre a portare a casa una bella stagione, una bella annata, e in bocca al lupo a tutti i nostri colleghi e soci. Negli ultimi tre anni c'è una recrudescenza, c'è un incremento dei morti sulle strade. Nel 2018 abbiamo chiuso con 311 morti, il 25% di questi morti ha meno di 35 anni e si vede che comunque c'è la necessità di ripartire con la stagione delle campagne, non solo a livello veneto ma anche a livello nazionale. I giovani rappresentano la parte importante di queste campagne, sono i più vulnerabili rispetto al tema della sicurezza stradale e purtroppo negli incidenti mortali i giovani pesano dal punto di vista percentuale, quindi noi non ci possiamo permettere che ci siano ancora persone, soprattutto ragazzi, che perdono la vita. Il tema dell'educazione stradale è fondamentale. Oltre il 45% degli incidenti stradali avviene per eccesso di velocità, il 7% a causa della mancanza del cinturone di sicurezza, il 15-20% per l'uso del telefonino. Si capisce che a questo punto non sono le strade pericolose, ma l'uomo che la rende pericolosa. Incontrerò la signora Laugeni, la mamma di uno dei quattro ragazzi che hanno perso la vita a Jeso. Incontro spesso i genitori o familiari o parenti di vittime della strada. Penso che questa campagna serva anche per, come si può dire, evitare che qualcun altro perda la vita. E poi ci sono tante altre iniziative, oltre agli spot shock, ci sono anche iniziative con i centri di ascolto e altre attività che si possono fare che in rete danno sicuramente degli effetti positivi rispetto al tema della sicurezza stradale. Sebastiano Santi, campionato ripartito alle feste con l'Epifania, vittoria al tie break per Invent San Donà di Piave contro un agguerrito Cuneo. Com'è stata questa gara, com'è stata questa ripartenza di campionato? Allora, è stata una ripartenza di campionato sicuramente molto impegnativa, perché appunto adesso ci aspetta un periodo nel quale abbiamo molte gare difficili, tutte contro squadre che sono nella parte alta della classifica. E tra queste c'era anche Cune, appunto, che è arrivata qua molto agguerrita, e abbiamo interpretato la partita nel modo giusto in tutta questa settimana di allenamenti. È stata una settimana molto dura, abbiamo lavorato molto sui loro difetti e come cercare di sottolinearli e di portare a casa un risultato che alla fine comunque è positivo, nonostante la rimonta, assolutamente un risultato positivo. Ecco, al quarto set Invent, che stava combattendo bene contro Cuneo, era passato in vantaggio 21-20, in quel momento infortunio di Fabio vi ha un po' destabilizzati. Sì, l'infortunio di Fabio veramente è stata una cosa che ci ha fatto abbastanza gelare il sangue a tutti e ci ha distratto completamente dalla partita, perché Fabio è un giocatore comunque fondamentale, oltre che una grandissima persona, un grandissimo ragazzo. E per fortuna, nonostante aver perso il quarto set, per fortuna siamo riusciti a ritornare con la testa nella partita, nel tie break, e alla fine siamo andati tutti a abbracciare comunque il buon Fabio. Quindi vittoria dedicata a lui questa sera? Assolutamente sì, assolutamente dedicata a Fabio. Michele Tottile, prima del risultato, le cose più importanti, come sta Fabio? Ma Fabio pensavo peggio e pare che sia solo una distorsione, anche leggera. Per come ha urlato pensavo peggio, però adesso vediamo nei prossimi giorni. Più lo spavento che non l'infortunio, forse? Forse, adesso era in doccia, il ginocchio non è molto gonfio, leggermente gonfio, però vi ripeto, vediamo, ci sono i medici, io spero chiaramente che sia il meno possibile. Passiamo allora alla partita. All'andata vi siete imposti sempre al tie break con Cuneo in vantaggio di 2-7. Questa sera al contrario, voi in vantaggio per 2-7, poi Cuneo ha rimontato, però potevate chiudere al quarto set prima dell'infortunio di Fabio, perché proprio in quel momento Invent era passato in vantaggio 21-20 e dopo c'è stato un po', la squadra ha sentito la botta. Sì, ha sentito la botta, ma Cuneo si è preparata benissimo sul nostro posto, hanno fatto un gran lavoro muro difesa, ma Giacomo ha risposto davvero egregiamente, perché ha risolto un po' di situazioni. Sì, rischiavamo di fare la stessa fine loro lì all'andata, abbiamo subito un po' il loro cambio in battuta, la loro pressione in battuta, ma alla fine davvero un coraggio enorme. Mi va di spendere anche due parole per Bomben, che è entrato a dar del fiato a Margutti
che ha avuto qualche difficoltà nel quarto. Sono contento per Loris, per Palmarin, sono dei ragazzi, e per Matteo Mignano, sono dei ragazzi che davvero in allenamento, tra scuola e allenamento, danno il 100% e se lo meritano. Ecco, facciamo anche un attimo un'analisi tecnica di quali sono stati i primi set. I primi due set, Sandona si è imposta con 8 punti di vantaggio sul primo, 6 punti di vantaggio sul secondo. Come mai questo piccolo calo magari nel terzo e quarto set, coach? Guarda, noi abbiamo giocato una pallavolo nei primi due set straordinaria. È merito comunque del lavoro che abbiamo fatto questi giorni, perché nelle pause, nel periodo natalizio abbiamo aumentato anche due allenamenti rispetto al programma iniziale. Abbiamo lavorato tanto, si è visto. Siamo stati molto concentrati, molto cattivi, avevamo una sensazione buona, giocavamo una buona pallavolo. Terzo set abbiamo combattuto, l'abbiamo presi, poi abbiamo commesso qualche ingenuità, ma è di distrazione, sai, quando una squadra spingere per tre set ai livelli dei primi due è difficilissimo. E quindi magari è stato anche quel calo, un po' di concentrazione, di attenzione, con comunque davanti una squadra ottima, secondo me, davvero un'ottima squadra con tanti miei ex giocatori che continuano a giocare davvero molto molto bene. Quindi rientrati dalle vacanze con nuovo ossigeno e anche con un nuovo palleggiatore che è in splendida forma. Sì, lui ha stretto anche i denti perché ha avuto una contrattura durante la settimana, ha giocato con un po' di dolore, ma sì, noi se cresciamo come efficienza in ricezione diamo la possibilità a lui di esprimersi al meglio, e su quello stiamo lavorando. Gennaio per noi è un mese molto importante, perché comunque questo girone continua a offrire risultati strabilianti, e noi ogni domenica ci dobbiamo presentare con la cattiveria che abbiamo mostrato ai nostri tifosi, che ringrazio, nei primi due set. Certe sconfitte valgono più di molte vittorie per l'insegnamento e la maturazione di consapevolezze che portano con sé. Di certo il quarto di Coppa Italia è stata una lezione per il Portogruaro, e ora starà alle ragazze di Favro riflettere sui loro errori e presentarsi tra due settimane alla ripartenza del campionato con il coltello fra i denti. Se però le Granata ora sono cadute fragorosamente dopo un 2019 da imbattute, il merito in gran parte della Triestina arrivata a Summaga di Portogruaro con una convinzione e una incisività che spiegano lo 0-4 finale, molto più degli altri aspetti tecnici. Prima in classifica nel loro girone, le biancorosse hanno azzannato la porta e dopo un giro di lancette sono passate in vantaggio con una sassata da fuori dell'esperta Bortolin. Se le ospiti vantavano tra le loro fila nomi già echeggiati in ben altre categorie, tra le padrone di casa mancavano Battaiotto e Novellino, e il gioco ne ha risentito soprattutto nella fase offensiva, che a fine gara porta due soli tiri verso la porta avversaria. Portogruaro che non regge sul piano della convinzione, prima ancora che su quello fisico, e al tramonto del primo tempo perde palla alto, innescando il contropiede di Zanetti. Difensore saltato e palla in porta per i 2-0. Nella ripresa fa capolino una reazione granata, ma l'1-2 della Triestina arriva nel momento giusto per stroncare la contesa, con il terzo gol segnato dalla nuova entrata Lago. Il Portogruaro esce virtualmente dalla Coppa. Le alabardate continuano a far degustare intensità ai tantissimi tifosi arrivati dalla terra giuliana, e al quarto d'ora il gioiello Blarzino fa poker. Le Granata hanno nei playoff il senso e l'obiettivo della loro stagione. Le ragazze di Ruzic saranno nella post-season una delle più credibili antagoniste alla promozione. Se queste due squadre si incontreranno di nuovo in primavera, probabilmente il risultato di ora non si ripeterà. La distanza tra Portogruaro e Trieste però oggi è più grande di quanto si pensava. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media 24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Rimanete con noi, alla prossima!